Ok, a posto. Cos'è un contenuto? Nonostante sia divenuta ormai una parola di uso quotidiano, c'è ancora molto che non sappiamo sul termine e sul significato di contenuto. Per definizione, dovrebbe essere un qualcosa, un'idea, un concetto espresso sotto forma di prodotto multimediale. Insomma, un qualcosa che contiene qualcosa. Ma può un contenuto essere vuoto? Tutto quello che vediamo sui social e online è tendenzialmente definito come un contenuto. Ma mi sento di sottolineare un altro significato legato a questa parola. Contenuto è anche qualcosa che non si esprime al suo massimo. Qualcosa di trattenuto, mortificato, misurato, ridotto. O come da dizionario, dignitoso. E chi sono questi fantomatici content creator che sembrano aver monopolizzato la scena dell'intrattenimento e non solo? Sono loro a creare dei contenuti? O sono gli stessi contenuti a definire e tenere in scacco queste persone? Può un contenuto essere vuoto? Io me lo sto chiedendo da diverso tempo, da ben prima di iniziare questa avventura con il canale YouTube. E mi spaventa molto, infatti, questa esigenza che avverto nell'aria, ma che ho in primis io, il dover proporre un contenuto e condividerlo. È il dover dire qualcosa, il dover condividere la propria opinione. Il problema è che con la velocità dei nostri tempi, forse non ci concediamo il tempo che questa nostra opinione, questo qualcosa che vogliamo condividere, questo contenuto appunto, abbia il tempo di maturare adeguatamente e di formarsi come un vero e proprio pensiero. Il dover condividere un contenuto che non solo non è adeguatamente formato, ma che tragicamente, forse, non ci appartiene. La ricerca spasmodica di uno spazio per definirci ed esprimerci nel contesto delle infinite possibilità che ci dà la rete sta portando alla perdita delle nostre unicità. Stiamo diventando delle vetrine, dei giullari alla costante ricerca del trastullo altrui, giusto per intrattenere persone come noi che non sanno nemmeno più cosa gli piaccia veramente. Lo sa solo l'algoritmo. Gli spazi sono infiniti, ma le reali possibilità di occuparne uno diventano sempre più ridotte. Soprattutto come l'impressione che non abbiamo più la libertà di scegliere la forma adeguata con cui raccontare le nostre storie. E quindi creiamo dei contenuti che altro non sono che dei temi, delle categorie da spuntare, vivendo quindi la dittatura del dignitoso di cui sopra. Ora, al di là dello sfogo, la cosa interessante è che tutte le persone che hanno collaborato per questo video non sono dei veri content creator, ma sono degli artisti. Giorgia è una fotografa. Antonio è uno sceneggiatore. Gianfranco è un fonico, nonché un musicista. E Danilo, un bravissimo ballerino. Così come io sono un regista e un filmmaker e sostanzialmente non riesco ancora a definirmi uno youtuber o comunque un content creator. Tutti quanti noi quindi condividiamo la difficoltà di riuscire a esprimerci in un mondo e in una società in questo momento così occupato, comunque interessata appunto a questi fantomatici content creator e a tutti i contenuti che vengono riversati all'interno della rete. Ed è sempre più difficile trovare appunto, come già detto, il nostro spazio. Quindi, al di là di questo piccolo sfogo personale, voglio cogliere questa occasione per confrontarmi con voi. Che cos'è per voi un contenuto? Cos'è che vi affascina e cosa vi fa seguire questo creator piuttosto che un altro? E che rapporto hanno per voi in questo momento le opere d'arte, i prodotti audiovisivi e i contenuti web? Ditemelo qui sotto nei commenti in modo da riuscire ad avere un feedback e poterci confrontare sull'argomento. Se vi è piaciuto questo tipo di contenuto, sappiate che in futuro ne troverete degli altri perché ho deciso insomma di darmi il giusto tempo per poter condividere con il mondo quello che voglio fare. Quindi, da Francesco è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!